Questa parola che ci dice, è la parola, non ve lo dimenticate mai, è Gesù Cristo, il Signore è una persona. Il libro del Vangelo è fatto di carne, è il Signore. È fatto di carne, siamo noi la comunità, il suo corpo. Quindi non ci dimentichiamo, quando parliamo della parola di Dio, facciamo sempre riferimento alla carne del Cristo risorto, di colui che ha sconfitto per sempre la morte e che ci vuole liberare. Dagli idoli, ci vuole liberare dal peccato, ci vuole liberare dalla morte, ci ha liberati già dalla morte. E oggi ci ha parlato attraverso le Sacre Scritture, dicendoci che il Padre ha preparato un banchetto di festa, di nozze. Questo banchetto era preparato per i suoi connazionali, per Israele, per Gerusalemme, ma questi di Israele non l'hanno riconosciuto, non hanno riconosciuto il momento in cui Gerusalemme è stata visitata da Dio, dal Signore, dal Figlio di Dio, non è stato. E allora abbiamo detto, abbiamo ascoltato quando lui spiega questa parabola, c'è cioè di fronte i farisei, gli scribi, coloro che dovrebbero riconoscere il Signore perché scrutano e leggono le Sacre Scritture, ma poi ci rendiamo conto che non basta leggere e scrutare le Sacre Scritture se il nostro cuore, la nostra mente non si libera dagli idoli, non si libera perché la religione, l'Eucaristia anche, la nostra preghiera, il nostro modo di pregare, tante di quelle volte può diventare